Allora, ogni tanto qualcuno mi chiede come si arriva sopra la cascata Le Grotte. Si prende il sentiero che c'è a lato proprio della cascata, ed ecco qui c'è il ristorante, proprio siamo di fianco al ristorante qua, c'è il tetto. Si prende questo sentierino, poi si arriva a questo punto con una passerella con le spiegazioni del parkour per quanto riguarda il gambero di fiume e gli interventi che hanno fatto. Ma noi dobbiamo salire di qua, quindi si prende questo sentierino che adesso ovviamente non sto qua a registrarvelo tutto perché chi se ne frega, dite voi, vediamo quanto ci impiego, quando arrivo in cima, se c'è qualcosa di interessante nel frattempo riattivo la telecamera e adesso si sale. C'è l'acqua che scende e siamo arrivati al punto della salita e adesso proseguiamo. Questi me li ricordo che c'erano scritti qualcosa per un evento, no, non un evento, era un qualcosa, non mi viene più in mente, sulle acque, sul territorio, forse c'erano dei pannelli che sono spariti o si sono distrutti col tempo, però ho vaga memoria. Ecco, sono passati proprio 2 minuti, qui c'è scritto che il sentiero è inagibile, ma non capisco se è il sentiero che va di qua o quello che va su di qua, però qualcuno mi ha preceduto, ha fatto il test di verifica, quindi noi andiamo qua a sinistra, qui c'è anche la ringhiera comoda per appoggiarsi, che devo comunque stare con una mano con la telecamera. Vediamo un po', sento del vociare, quindi c'è già gente che ovviamente ci ha preceduto. Ah, ci sono persone che fanno il picnic, quindi evito di filmarli. Ci vediamo dopo. Ecco, allora, siamo arrivati in cima, ma proprio vi dico una roba da 3 minuti. C'è una famiglia, quindi non voglio filmare di là. C'è questo pannello che è la prima volta che vedo, qui vedo Interreg. Allora, spiega le rocce del Varesotto, il tempo geologico, i periodi, il paleozoico, mesozoico. Mesozoico, Cenozoico, e qui poi c'è da leggere, vedi, ghiacciai in Val Ganna. Qua praticamente siamo nella parte alta dove c'è la cascata, e la cascata è qua. Adesso purtroppo siamo in un periodo dove ormai il verde ha preso sopravvento, quindi la cascata è qua sotto, cioè si potrei scavalcare, vedi, qui c'è la strada. Nelle macchine, e la cascata è proprio un poco più qua a destra, eccola qua, questa qui è l'uscita dall'acqua che va alla cascata, però non mi ricordo dov'è che andavo io a deviare l'acqua quando l'ANAS d'inverno la chiudeva, perché l'ANAS veniva qua, non voleva che il ghiaccio finisse sulla strada causato dalla cascata, e quindi cosa faceva? Veniva su e ostruiva l'uscita dell'acqua, e io che non mi faccio mai i cavoli miei andavo a riaprire l'acqua praticamente, cosa di una volta, adesso non faccio così, faccio peggio, no scherzo. Ecco, questo qua è un pannello simile a quello che ho visto prima che non mi ricordavo, è sempre qui, parla del travertino, quindi sono i pannelli che aveva messo il Parco Campo dei Fiori, ma qui si parla forse del 2004, e quindi quell'altro è venuto giù. Poi qui sotto, faccio vedere in real time, c'è la grotta chiusa, almeno dovrebbe essere chiusa, eccola qua, però mi sembra che quando sono venuto su io 2000 anni fa era aperta, ma sicuramente chiusa. Vediamo un po', attenti a non volarci dentro.
perché c'è il butch, eh sì, ma che è il butch, è anche pieno di ragni, porca miseria, sono finito in una casa di ragnatele. Allora provo con la mia super pila a farvi vedere, se riesco. C'è un buco che finisce sotto, quindi è meglio non andare oltre e non preoccuparsi se il cancelletto è chiuso. È chiuso, ci fidiamo. Dunque vado a memoria perché ricordo che appunto una quindicina di anni fa, quando ero venuto qua, c'è l'acquedotto qua sopra, se non sbaglio, c'è una struttura circolare, adesso vediamo, dovrebbe essere qua, quindi quello lì è il sentiero che non ho fatto prima, che ho tagliato per salire di sopra, quindi si fa agevolmente senza problemi. Sono sicuro che da qua, eccola qua, sì, no, la memoria gioca brutti scherzi, c'è qualcosa ma non è questo, o forse non me lo ricordavo così. Ah, aspetta, adesso mi è venuto in mente, questo è il luogo malefico che vi raccontavo prima, qui è il punto dove venivo a smuovere le rocce che l'ANAS, questo è cambiato un po', praticamente c'era molta più apertura e questa qui è l'acqua che poi scende e va giù la cascata. E vabbè, non ne apriamo queste diatribe vecchie tra me e l'ANAS, che tanto io non li amo, quindi si sta bene. Ah, eccola là la struttura, l'ho intravista, adesso andiamo a vederla. Comunque rassicuro tutti, dal ristorante a qui sopra 5 minuti, quindi si va tranquilli. Allora sto proseguendo sopra, qui c'è un altro punto come quelli di prima, spiega gli interventi che hanno fatto, sempre opera del parco. Eccola lì la struttura circolare che ricordavo. Ci sono persone che passeggiano. Sì, è questo qua. Eccola qua. Ecco, poi so che da qua ci sono vari percorsi che ti portano di qua e di là, ma sinceramente non avendoli mai fatti non dico niente per evitare figuracce. Anzi, se qualcuno che è arrivato fin qui a vedere il filmato, se vuol scrivere nei commenti da qua dove si va, perché non ricordo di aver preso qualche altro percorso da questo punto. Grazie.